all'Istituto Frisi di Quarto Giaro a Milano sono iniziati i lavori di demolizione del vecchio edificio. Una volta ricostruito sarà intitolato al fotografo Giovanni Gastel. Eleonora Di Lauro. Fa un certo effetto perché quella là è stata la mia prima aula e anche l'ultima in questo stabile che stanno adesso demolendo. E quindi insomma un po' di emozione c'è sempre. Milano. Quarto Giaro dice addio ad una sua vecchia scuola, l'Istituto Tecnico Frisi, struttura prefabbricata degli anni 60, vecchia e inadeguata. In un paio d'anni sorgerà un nuovo, modernissimo complesso per 1200 studenti. Avere una delle più belle scuole, lasciatecelo dire, d'Italia, insomma, qui a Quarto Giaro per noi è un motivo di grande orgoglio. Sì, sono 35 aule, 19 laboratori, un teatro di posa, un auditorium, una grande palestra doppia, diventerà un nuovo centro civico che si apre alla città. A finanziare l'opera, oltre 26 milioni di euro, il PNRR, Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. È l'investimento più importante finanziato dal PNRR che Città Metropolitana sta gestendo. In questo momento abbiamo 35 cantieri, 135 milioni di euro. Questo è l'intervento più significativo. Il liceo artistico verrà intitolato al grande fotografo milanese Giovanni Gastel, scomparso nel 2021. Da quello che ho saputo diventerà il liceo artistico, diciamo, più all'avanguardia di Milano e quindi rende noi di famiglia Gastel molto fieri avere un liceo titolato a papà.